Ritorno nella cornice suggestiva della chiesa di San Benedetto a Borgoglieto di Gussola, l'appuntamento con il video mapping nel comprensorio Casalasco Viadanese, promosso dal Gallo Leopoldo, il presidente Domenico Maschi, e dall'associazione Terre d'Acqua con la presidente Annunciata Camisani. I primi due appuntamenti, come mostrano le suggestive immagini, hanno fatto centro tra Bozzolo e con messaggio. A Bozzolo, che era la prima serata, avevamo 200 persone collegate e collegate tramite Facebook, e invece la sera dopo con messaggio c'erano 300 persone collegate, oltre a insomma, a Bozzolo 200 persone c'erano in piazza e idem con messaggio. Quindi sta andando veramente bene, piace tantissimo, perché poi il bello di questa cosa qua è che tu proietti su quelli che sono i monumenti, i tuoi palazzi storici della tua cittadina, del tuo paese, e con dei temi importanti come la tutela dell'ambiente, c'è il tema storico, tutta la storia del paese, come viene passato, declinato, il valore artistico, perché comunque valorizziamo le parti dei paesi, comunque parti importanti, c'è il tema ambientale che viene portato avanti, c'è il tema di valorizzazione del patrimonio che ci abbiamo intorno, c'è il tema dei giovani, insomma. Ci sono parecchi temi che si vengono a fondere insieme e in un messaggio dato in una chiave nuova alla cittadinanza. Questo è veramente bello. Il video mapping, un gioco di prospettive, luci e immagini che si sposano alle facciate dei principali monumenti storici dei nostri comuni, dando loro quasi vita, è curato dal regista Stefano Sgarella. Sabato, come detto, prossimo appuntamento a Gussola, alla chiesa di San Benedetto, con l'evento dalle ore 21 dal titolo Arte e Spiritualità. Sabato 25 giugno, invece, cromie della musica al chiostro dei Gerolamini a Piadena d'Arizzona, ma gli eventi andranno avanti fino a metà luglio con altre tappe a Marcaria, Ustiano e Sabbioneta.